Allora, prima di andare a leggere invece messaggi più tecnici, per così dire, che ci portano direttamente all'analisi di titoli e altro nei mercati, abbiamo il nostro titolo nel mirino, che come vedete è Ford, insomma un titolo che conosciamo direi bene tutti, casa automobilistica statunitense, fondata proprio da Henry Ford nel 1903. Una curiosità, è nota per aver utilizzato per la prima volta la catena di montaggio e il nastro trasportatore, in seguito adottati da numerose altre aziende e tuttora usati nelle industrie moderne. Perché Ford? Beh, 30 secondi su Henry Ford, un vero visionario del tempo. Oggi si parla tanto di visionari, di personaggi mitici. Henry Ford fu il vero visionario d'inizio secolo. Insieme a altri tre soci fondò con 28 mila dollari la società, ma loro costruivano due o tre macchine al giorno con pochissimi operai dentro dei capannoni. E lui fu il primo che disse che l'industriale deve fare il miglior prodotto possibile al minor costo possibile, pagando i massimi stipendi possibili. E Henry Ford, insomma, poi i detti, i frasi, c'è cioè progresso solamente se è per tutti, insomma, sono famosi. Quello che direi prima di vedere i grafici, l'ultima cosa, durante Sì. la crisi della Lehman Brothers, la Ford fu l'unica società che non chiese prestiti al governo americano e riuscì comunque a tornare inutile. Quindi, insomma, il Fordismo, così soprannominato, è sopravvissuto anche dopo un secolo. E poi invece perché l'analisi su Ford? Perché Ford graficamente è un titolo secondo me molto molto interessante. Se sei d'accordo, Manuela, possiamo Sì, partire con il. ero presa da queste immagini che stanno andando di fabbricazione di veicoli, però sono anche molto curiosa dalla situazione grafica. Allora, partiamo dal daily o dal weekly, Dal Enrico? daily, Dal se sei daily, ok, d'accordo, perché certo. il daily evidenzia subito un'area supportiva che per oltre un anno ha tenuto, quindi lo vediamo chiaramente, la trend line statica in area 11 dollari. A 11 dollari Ford viene dagli investitori comprata. L'analisi tecnica non è che funzioni per miracolo, non è che lì il prezzo rimbalza per miracolo, lì rimbalza perché in base al bilancio, dividendo, fatturato, piano industriale, eccetera, eccetera. Chi fa analisi fondamentale dice: ok, a 11 dollari Ford è ben comprata. E lo vediamo come per 5 volte nell'ultimo anno e mezzo gli 11 dollari hanno dato impulso rialzista al titolo. Adesso stiamo ai 12,80 alla chiusura di ieri, quindi non siamo lontani dagli 11. In teoria uno storno potrebbe ancora avvenire, lo vedremo nel weekly. E potrebbe riportare Ford in area 11 dollari, che appunto lo vediamo essere un livello interessantissimo per un titolo vabbè, super patrimonializzato, un titolo che è una rotazione settoriale che potrebbe avvenire, quindi spostare poi gli asset dai tech ai titoli della cosiddetta old economy, e Ford potrebbe sicuramente beneficiare. Vediamo che nel 2022 era andata a 26 dollari, quindi comprarla a 11 probabilmente potrebbe essere un affare interessante. Nel weekly, Sì, adesso nel lo vediamo time subito. frame, quindi superiore, quello che secondo me si può evincere, che potrebbe confermare l'analisi, è che abbiamo ancora un trend da metà del 2022 ancora ribassista. La candela da me evidenziata nella lisse gialla è una candela che ci dimostra come area 14 dollari sia un'area che per ora potrebbe ancora respingere il prezzo, e quindi rivederlo a 11 dollari non è secondo me un'idea del tutto peregrina, e quindi credo che possa essere messo Ford in watch list, perché un ritorno agli 11 dollari credo possa essere una buona occasione di acquisto in ottica anche di medio periodo per un titolo importantissimo. D'accordo, allora, titolo nel mirino della settimana Ford che va ad aggiungersi agli altri. Ricordo che poi potrete trovare questo estratto sulla nostra pagina di YouTube, così che potrete rivedere le analisi e poi naturalmente prendere contatto con Enrico J.